Bentrovati, bentrovate da Andrea Cartotto. Ancora un videocorso dedicato al ciclo di miei videocorsi sulle lavagne digitali. Eh, ricordo che li trovate tutti qui sul mio canale YouTube Trainer Andrea e eh, al momento potrete già trovare eh, Open Board, il software open source, dunque software libero, da installare sul nostro computer per lavorare offline sia per la LIM che in realtà sul nostro computer, abbiamo Gemboard, la lavagna di Google, Liveboard, altra interessante lavagna ehm, per l'apprendimento anche cooperativo, mancava, tra le altre, eh, non escludo, insomma, poi di arricchire ancora questo mio ciclo, Whiteboard di Explain Everything. Il nome dice tutto, eh, traduciamo dall'inglese, spiegare qualsiasi cosa. In effetti, i buoni propositi di Whiteboard sono mantenuti. Um, accediamo da web è una web application apriamo il nostro browser sito di riferimento whiteboard.explaineverything.com vi dicevo una lavagna che ci permetterà sia di far lavorare gli alunni o lavorare con i colleghi in modalità cooperativa che di eh, registrare in audio più gesti una nostra lezione da proporre in modalità asincrona il plus, anzi i plus che ha questa lavagna cominciano da qui, dove io posso scegliere se iniziare ad esempio da una lavagna bianca o da un template, dunque da un modello. Oltre a modelli con i colori personalizzati o la classica lavagna di Ardesia, ehm, segnalo ad esempio il modello causa-effetto, utile per proporre una lezione sul ciclo dei rifiuti, una lezione di storia e così via, alla stessa maniera per storia, modello timeline. Oppure un classico modello Notepad che è quello che io ora andrò a cliccare una volta con il tasto sinistro. In un attimo saremo in classe. Ci chiede anche se l'insegnante debba accedere da muto o con il microfono acceso. Al momento, diciamogli mute. Tanto con un clic sul pulsante qui in basso, noi ci potremo sempre attivare quando vorremo. Uh, brevemente, pulsanti in fondo a destra. Questo molti di voi lo riconosceranno con le quattro frecce. È il classico pulsante a schermo intero perché la lavagna, se è lavagna, in realtà tendo ad usarla con lo schermo intero. Pensate, che è bello anche un domani in un contesto non DAD. Se io elimino le barre degli strumenti, tipico principio dei software autore della LIM, non ho distrazioni né per me né per gli allievi. Allora vi dicevo di analizzare ora proprio il lavoro cooperativo. La mia lavagna, i pulsanti di lavoro sono nella barra degli strumenti a sinistra. Brevemente ve li commento: la matita con la possibilità di scelta del tratto, l'evidenziatore, la gomma, il secchiello per andare a riempire una forma. Forma che troviamo con differenti forme subito qui sotto, le famose shapes. Eh? Poi abbiamo la casella di testo. Ecco, la casella di testo è già interessante perché vi mostro come con un click io vada poi a. Tracciare e disegnare la mia casella di testo, insomma, vado a selezionare anche il colore, ora vedremo di che si tratta, in questo caso ho cliccato sul mio A, vado a prendermi un colore rosso e a che cosa servirà? Andiamo un po' a vedere, tengo premuto, traccio la mia casella di testo e immagino di titolare le regioni d'Italia. Ecco, eh, sempre a proposito dei plus, cioè quegli elementi in più che me la rendono gradevole e stimolante, io vado a selezionare le regioni d'Italia e vi mostro che qui in colonna abbiamo ad esempio alcuni pulsanti per la formattazione del testo. Mi viene in mente l'allineamento, sinistra, centro, destra o giustifica e vado all'interno della casella di testo a perfezionare l'inserimento oppure ancora il B di Bold, che è il grassetto l'ID Italic che è il corsivo, l'inclinato, e poi da apprezzare per la scrittura matematica l'apice e il pedice, quelli che lui chiama superscript e subscript. Ecco, naturalmente, poi quando esco dalla casella di testo, io clicco sulla mia manina e sono in una modalità di selezione. Questo pulsante con il più che vediamo qui tutto in alto a sinistra, head media, prevede di inserire un sacco di cose interessanti. Visto che noi comunque non registreremo la nostra faccia, possiamo però ad esempio immortalarla per avere un effetto similare al mio, ma con il viso inanimato. E come faccio a fare questo? Perché andrei a cliccare su Insert New Picture: la webcam, in questo caso del portatile se utilizziamo un notebook o se l'abbiamo su un computer fisso, ci fa uno scatto, un cosiddetto selfie. Lo abbiamo a modo di commento per la nostra lezione, cioè è un accompagnamento, c'è cioè il nostro volto. Oppure è inserimento di immagini esistenti, oppure di un file, oppure una clip art, oppure ancora un file audio esistente. Fatto questo, per la condivisione in modalità di lavoro cooperativo, che cosa andiamo a fare? Allora, se io mi sposto questa volta tutto in alto a destra, c'è il tasto invite. Un clic. E a cosa serve il tasto invite? Mi permette al volo di dare agli allievi o anche ai miei colleghi un link con il quale possano lavorare in tempo reale con me. Attenti bene: l'indirizzo da trasmettere è questo che state osservando, però potreste trovare nel menu questa voce indicata. Se condividete con only specified users, solo alcuni, non riescono a lavorare gli alunni. Allora bisogna controllare. Cosa appare in questo momento qui? Fare un clic eventualmente e scegliere Anyone with the link, simbolo matita. E i più digitali tra voi dovrebbe ricordare la stessa modalità della condivisione con Google Drive, ad esempio. Eh, vedete che nel digitale tutto si lega. Bene, ora sono pronto a condividere, dunque faccio un clic sul tasto Share, che in realtà più che condividi è copia, infatti mi dice Copied, copiato. Poi clicco su Save, Esco un attimo dallo schermo intero con il pulsante con le quattro frecce perché simulo di essere un alunno e vi mostro il trucco per l'insegnante per fare sempre i test dell'uno e dell'altro. Eh? Io nel mio Google Chrome, ma vale anche con eh, Mozilla Firefox ad esempio, clicco in alto a destra sui tre pallini e gli dico nuova finestra di navigazione in incognito, per cui qui non sono più autenticato, si dice. Eh? Vediamo un attimino. Allora. Vi mostro eh, le finestre che noi abbiamo. Qua ho il mio notepad. Vedete che io sono dentro la mia lavagna. Qui in realtà sono nella navigazione in incognito, sono un alunno. Se di là ho fatto copia, clicco qui nella barra degli indirizzi in alto, tasto destro del mouse, tasto sinistro su incolla, premo invio sulla tastiera e guardiamo che cosa accade. Allora vediamo un pochettino. Ci dice che non. Eh, siamo ancora autorizzati a lavorare, capiamo il perché. Torniamo sulla nostra lavagna, c'è Andrea Cartotto muted, ok, bene, andiamo a ricontrollare, invite, perfetto, eh, chiunque abbia il link può lavorare, ottimo, andiamo a copiare con lo share il nostro indirizzo, clicchiamo su save, perfetto, ci riportiamo ancora una volta qui sul nostro. Google Chrome nella navigazione in incognito ripetiamo la nostra operazione quindi incolla invio sulla tastiera ed ecco qui tempo due secondi per cui siamo alunni ora noi ci verrà chiesto naturalmente perché vale anche per gli alunni se avere il microfono attivo o meno, io ora gli dico consenti, però nel contempo io alunno, poi clicco mute, stessa finestra di prima, vedete che non cambia nulla, quindi tasto bianco no thanks, tasto azzurro got it, sono gli stessi passaggi che ho fatto come insegnante, in realtà qui, questa volta sono un ospite, per l'appunto, eccomi qua segnato, nella lavagna c'è anche Andrea Cartotto, e se si collega un altro utente, io lo vedo e così via. A questo punto, questo è ciò che vede l'allievo in tempo reale e io, insegnante, vado avanti. Le regioni d'Italia. Perfetto. Adesso inserisco una bella forma. 1-2. Allora, in questo caso, riprendo il mio pulsante della forma Shapes. Vado a tracciare tasto a sinistro premuto con un pochino di fantasia. Ho individuato diciamo delle aree dove poi metterò i nomi delle regioni d'Italia. Torno un attimo sul mio Google Chrome, vedete in basso? Eh? Io mi sposto sulla scheda e sulla finestra in incognito di navigazione in incognito dell'alunno e guardate, è in tempo reale! Cioè, è molto interessante il fatto che il ritardo sia eh, veramente impercettibile in questo caso. Ancora più interessante, per cui ora dico ciao alla versione alunno con un clic sulla piccola X. Ancora più interessante è la funzione di registrazione, perché guardate che cosa accade. Accade questo. Io con un clic sul microfono barratolo attivo, con un clic sul pulsante rotondo Start Recording attivo la mia registrazione e tutto ciò che faccio da ora rimane in audio insieme ai gesti e a ciò che andrò a fare. Ora ho due forme geometriche, potrei tranquillamente prendere a questo punto il mio Draw Tool e la matita e congiungerle. Immaginando di creare una mappa concettuale, quindi uno schema di mappe mentali, parlo e di mappe in generale parlo sempre qui sul mio canale, trovate ad esempio un video corso su Coggle, che in questo caso è per le mappe mentali e le MM, le Mind Map. Bene, sto preparando la mia lavagna, perfetto, quando ho terminato, per cui in realtà ora sto commentando, vi ripeto, qui siamo nella didattica asincrona terminato, clicco su stop bene, avendo stoppato il mio commento con tracciamento, gesto e così via, a questo punto non vado più su invite, ma vado sul pulsante accanto, freccia ricurva verso destra, condividi e mi dice create web video link, eh, condividi facilmente il tuo progetto come un video, come uno slideshow, cioè una carrellata di elementi, clic Benissimo, copia link, ma questa volta devo dare un titolo al mio cosiddetto video, cioè alla mia lezione interattiva. Regioni d'Italia. Posso scegliere anche se gli alunni eh, eh, vadano a scaricare o meno la mia lavagna. Normalmente il permesso è consentito, ma io posso anche revocarlo se lo ritengo opportuno lasciamo loro questa facoltà. Se io vado su Copy Link, ho estrapolato questo URL, questo indirizzo web, clicco su Dan che quindi è un fatto, cioè Dan in molti programmi e in molte web application sta per fatto, viene elaborata la nostra audio lezione interattiva e ci arriva anche un avviso via email dell'avvenuto processo. A questo punto operazione similare a prima. Clic in alto, Google Chrome, tre pallini in alto a destra, nuova finestra di navigazione in incognito e siamo diventati di nuovo alunni. Barra degli indirizzi in alto, sopra la mia testa, tasto destro, incolla, invio sulla tastiera, vediamo un pochettino se è pronta la nostra registrazione della lezione. È pronta, guardate. Allora, vedete che il permesso di download si vede qui. Attenti, nella versione free... Questo lo devo dire di um, whiteboard, di explain everything. Abbiamo una pagina per lavoro. Quindi, o lavoriamo, andiamo a cancellare, oppure se prepariamo un contenuto per poi proporlo in modalità sincrona, mettiamo in conto questo aspetto. E a questo punto, con un clic su Play, io alunno, che come vedete non mi sono dovuto registrare, non ho dovuto nemmeno fare l'accesso, clicco sul Play e in cuffia. Non lo sentirete? C'è la mia voce, la mia voce che accompagna il processo. Le forme geometriche. Voilà. Ed ecco qui. Guardate, bello, semplice per tutti. Ora ho messo in pausa. Ecco, vi segnalo appunto che è per i dispositivi mobili. È possibile anche non accedere da web, ma scaricare da Play Store, tablet, smartphone, Android o da App Store per i dispositivi Apple la applicazione Whiteboard Explain Everything. Siccome Whiteboard sta per lavagna, se ricercate solo quello ovviamente escono molti risultati. Per ricercare il risultato esatto, e comunque vedete questa icona, no? Con questo ricciolo, cercate sempre. Whiteboard almeno con parola chiave aggiunta explain. Bene, ora che abbiamo visto una ulteriore lavagna che ci dà ancora quel qualche cosa in più, non resta che provarla. Come sempre, io vi ringrazio moltissimo per l'ascolto e anche per la stima che mi tributate. Eh, vi do appuntamento al prossimo videocorso ed ancora un caro saluto da Andrea Cartotto.